Sono in Giappone, le tappe del mio viaggio, Naoshima e Takamatsu. Questa è Naoshima, un'isola del mare interno di Seto. È conosciuta come l'isola dell'arte e si può facilmente capire il perché. Ci sono installazioni e gallerie ad ogni angolo. Dopo aver dato un'occhiata in giro, ho incontrato Motoyuki Shitamichi, un artista di fama internazionale che dopo aver girato il mondo per alcuni anni si è stabilito a Naoshima. Can you tell me something about your project in Naoshima? 島の歴史とか生活とかそういうのをテーマにした図書館であり資料館を作ろうとしてます。直島にはたくさん国際的な作品があってすでに。なので、もっとローカルの生活とかフードとかフォーカスしたプロジェクトをやりたい。 Come ha fatto Naoshima a diventare l'isola dell'arte? この南のエリアを 文化的な場所として開発したいと。今から30年前にこの美術館を作りました。この瀬戸内海の美しい自然と、そこに安藤忠雄さんの立派な建築とか、それからやはりメッセージ性の高い様々なアートが入って。Questo museo è così bello che c'è da perderci la testa ed è anche un hotel. Dormire qui è un'esperienza unica. Lascio Naoshima per andare a Takamatsu, nella prefettura di Kagawa. Lì mi hanno raccontato che si possono fare gli udon con le proprie mani. Voglio provare anch'io questa esperienza. Vediamo come va. Irasshaimase. Konnichiwa. Konnichiwa. Welcome to Udon House. Dopo aver preparato insieme l'impasto, io e Sensei passiamo alla seconda fase. So now, please put these Japanese socks on. Oh, really? Yeah. Thank you. Done. Step on the door. Sensei? Yes? Why are we doing this? Because by stepping, the moisture and the protein will stick. And it will make gluten, so okay. It's important to chewy texture. We don't do the same with pasta. È una sensazione bellissima. Ti viene da dondolare un po'. 45 degrees. The first. Mattarello. 1, 2, 3. Ok. Per preparare gli udon bisogna assottigliare la pasta con il mattarello per decine di volte. Sembra buono. Perfetto. Yay! Visto che ce l'ho fatta? Eh? E ora vado a mangiare degli udon fatti come si deve. Allora, dovrebbe essere come la pasta. Come on. Come faccio a mangiare questa cosa? È faticoso, ma è buonissimo, è super buono.